Al Silvio Piola di Novara va in scena una partita tra due squadre che hanno iniziato un campionato in maniera difficile, una sola vittoria per entrambe, il Novara contro la Pro Vercelli nell'ultima partita casalinga, la Pergolettese invece nell'ultima partita contro il Caldiero per 3-2. La partita inizia con la punizione di Gerardini, uno dei più attivi per tutto il match, parata facilmente però da Lorenzo Cordaro, poi la Pergolettese da destra con Tonoli, Parker in qualche modo la fa arrivare a Capoferri, il destro però è scarico e arriva facilmente tra le braccia di Minelli. Basili in buca molto bene per Tonoli che gli restituisce il pallone, il numero 19 crossa di prima e trova la torsione perfetta di testa di Sean Parker, e il terzo gol con la maglia della Pergolettese per l'attaccante italo-inglese. Aveva segnato fuori casa all'Atalanta Under 23, aveva segnato in casa alla Feralpi, colpisce anche al Silvio Piola di Novara, ma il Novara reagisce subito dopo 5 minuti su questa azione da calcio d'angolo. Il colpo di testa di Lancini che salta più in alto di tutti, sfrutta anche un'indecisione di Cordaro che aveva accennato l'uscita e poi non è riuscito a trattenere il pallone al di qua della linea sul cross di Gerardini. L'incornata di Edoardo Lancini. Passano 10 minuti e Di Munno pennella sulla testa di Easton Ongaro. Secondo gol consecutivo dopo quello segnato martedì alla Pro Patria per l'attaccante italo-canadese. Ancora un gol di testa in questa partita, il terzo della gara. Ed è il sesto in maglia Novara per il centravanti maglia 13. La pennellata del numero 8 Di Munno che ha fatto una grandissima partita. Per la testata di Ongaro prova a reagire la Pergolettese sul finire di tempo e riesce a trovare un'occasione clamorosa. Il colpo di testa di Albertini trova a due passi dalla porta Basili che però c'entra in pieno Minelli che ha fatto una parata sensazionale. Secondo tempo che inizia alla grande per il Novara perché sulla cavalcata di Gerardini, altro cross perfetto di Di Munno, questa volta per il mancino di Easton Ongaro, doppietta per il numero 13 che fa 3-1 per il Novara. Non poteva iniziare meglio la ripresa per gli uomini di Jack Gattuso che avevano segnato 4 gol in tutto il campionato. Ne segnano 3 in 50 minuti alla Pergolettese che ha la forza di reagire. Sempre dalla destra Tonoli al cross, la zuccata di Parker e il gol di Scarsella che però è viziato da posizione irregolare sulla spizzata del numero 9, il 17 ex Vicenza e Monterosi. Trova un gol irregolare, ne trova un altro al 90esimo, sempre dalla destra Tonoli, colpo di testa di Scarsella che però aveva fatto fallo sul suo diretto marcatore. Allarga le braccia il numero 17 a cui viene negata per la seconda volta in giornata la gioia del gol. Finisce 3-1 per il Novara, seconda vittoria casalinga consecutiva per gli uomini di Jack Gattuso. Torna a perdere la Pergolettese di Mussa.